Salviamo il centro storico dalle liberalizzazioni. Questo è il tema della delibera di iniziativa consiliare di indirizzo all'Assemblea Capitolina, presentata al primo municipio di Roma da parte di Augusto Caratelli per la tutela e la riqualificazione del commercio e dell'artigianato nei rioni storici della capitale. Il tentativo è quello di proteggere luoghi specifici caratterizzati da particolari tessuti insediativi e soprattutto fermare la diffusione dell'acquisto di negozi da parte della comunità cinese che, a detta del consigliere, danneggia il commercio capitolino. Con il decreto Salva Italia del governo Monti del gennaio 2012 si liberalizza il commercio all'artigianato, ciò significa che i nostri uffici non rilasceranno più le autorizzazioni e in questo modo il centro storico sarebbe sotto l'attacco di qualsiasi investimento anche di dubbia provenienza, spiega Augusto Caratelli. Perché il costo degli affitti in questo momento è molto alto ancora nel centro di Roma e rileviamo che centinaia di attività stanno chiudendo, sostituite da stranamente attività di souvenir di cittadini cinesi. Questo, come diceva la Laogai, potrebbe essere l'inizio di una seconda invasione dopo l'esquilino, che potrebbe portare, diciamo, a una desertificazione commerciale, cioè far crollare quella qualità del commercio che nel centro storico di Roma era un fiore all'occhiello mondiale, cioè quei negozi di abbigliamento di qualità, via Frattina, via Condotti, eccetera. Maria Vincenza Pincelli del consiglio direttivo della Laogai Foundation illustra la situazione dei lavoratori cinesi che producono le merci in